Sai che non mangio da di nuovo. Ma cerca di ragionare. No, ho ragionato invece, il bisogno c'è, devo alzare per poveri animali. Guarda da te. Ci sono verdure, frutta, c'è da mangiare per tutti. Ma se non è rimasto niente? Guarda che ti ho visto l'altro giorno mangiare le olive in padella. Ti rendi conto? Olive bruciate. Ma basta. Ma non puoi andare avanti così, siamo in guerra. Ecco appunto, siamo in guerra. Siamo in guerra tutti però con le olive, del popolo, da fuori c'è gente che muore. Ogni giorno. E ora perché siamo in un mondo senza libertà e senza amore. Mi spiace, ma quella gente là fuori. È là fuori. E lui è là fuori, lui. E sai pure quante volte vengono i fascisti a cercarlo. Signora resistita. Sì, resistita, quando potrà resistere? E gli altri? Quelli che non resistono, che ne saranno? Tu vuoi aiutare sulle montagne, non è vero? È per questo che non ci sei mai. Io ero un pittore. Da sempre. L'hanno chiamato un sacco di volte. E lui è sempre tornato indietro. Si farebbe ammazzare piuttosto che tenere un fucile in mano. Però lui vi aiuta tutti. Voi credete che io non sappia, ma io ho visto anche a San Giovanni. Dove è San Giovanni? Sotto la camera grande. Sotto il legname e la catasta di Leda. Fai bene a fare quello che fai, anzi io vorrei aiutarti. Però ora ti prego, andiamo al frutteto. Ci sono da raffiare così chiaro. Parli sempre latino. Era lingua del chiaro. E della messa. Grazie.
Senti, lo so che non è festa oggi. Non è festa per nessuno. Anche un anno esatto che è morto il signor Mario. Avevamo tanti progetti, lo sai. Lui mi diceva sempre: quando finirà la guerra, pianteremo frutteti in tutta la riviera, faremo della Liguria un nuovo Messico. Però non è andata così. Ora è tutto diverso, c'è la ricostruzione, c'è la pace sociale, che di per sé non è un male, voglio dire, c'è tutto un mondo da rifare. Però Perito è diverso, lui scrive. Ma io? Cos'è rimasto per me? I fiori? Ora tutti fanno soldi con i fiori. Dove c'erano ulivi, frutteti, via, ora sono serre di rose, di ranuncoli, di ruscus. Siamo diventati la capitale dei fiori. Facciamo i soldi, facciamo il business. E io qui non mi raccapezzo più, Maria Nunziata, io non è più il mio posto. E poi è arrivata la lettera di quel professore che mi chiama a lavorare là, in Inghilterra. E se dicevo di no? Poi cosa facevo io dopo? Ma rinunziata, pare che tu capissi.
detto, per la seconda volta nella mia vita, un grande grazie. La prima volta quando mi ha resa madre, e la seconda oggi, che è come essere diventata madre due volte. È femmina, è bella, e io lo so, un giorno sarà suo tutto il giardino. Lo farà ancora più bello di quel che è ora. Per lei ho deciso di raccogliere tutte le parole che ti ho scritto in questi anni. È giusto che sappia che ti ho amato e che ho amato anche dopo di te. Lo scoprirà dalla scatola. Troverà i miei giardini di parole. Scoprirà anche le cose brutte, lo so. Quelle che tu forse ignori lassù in Inghilterra. Scoprirà che quei fiori, avevi ragione, non potevano portarci bene. Perché non siamo più la capitale di niente e oggi tutti producono fiori, brutti e da poco, sfruttando il lavoro della povera gente. Però vedi, io spero che questo non le tolga quello che tu ci hai lasciato, che è la gioia del giardino. Perché io proverò a dirle che il giardino è bello, nonostante le erbe velenose, che è un posto buono per tutti i figli del mondo, pure quelli brutti come i lombrichi, che non li vuole nessuno e invece fanno così bene la terra. Insomma, le dirò che nel giardino c'è qualcosa che io non so spiegare. Forse un'armonia universale, da difendere, ogni giorno, comunque vadano le cose. È bene che vadano. Le nonne non hanno tempo per le lettere d'amore. E oggi ho altro che pensare. Post scritto. Sul retro della busta trovi il mio indirizzo. Forse questo te lo spedisco. Davvero. Forse. Bacia la fredda Inghilterra. Porta sempre coraggio.